Qual è la ricetta per potenziare, per sviluppare o per allenare l'intelligenza emotiva? Vediamo. Partire da una corretta alfabetizzazione emotiva, ovvero riconoscere, comprendere le proprie emozioni per acquisire una buona consapevolezza sul piano affettivo, dunque la capacità anche di saper esprimere e di controllare dunque qualcosa che a questo punto si è in grado anche di riconoscere e a cui si riesce a dare un nome per arrivare successivamente anche alla conoscenza dell'altro, cioè solo conoscendo noi stessi per primi le nostre emozioni, possiamo in definitiva immaginare, anche per empatia o a volte semplicemente su un piano più superficiale, per simpatia, quali emozioni vivano gli altri e decidere se vogliamo portare al successo queste relazioni, di sintonizzarci su quel piano profondo che è il piano delle emozioni affinché le persone si sentano accolte e comprese. Vedete, noi siamo tutti convinti di essere dotati di queste abilità, di queste capacità, ma provate un po' a ripetere ad alta voce quante emozioni realmente conoscete e vi renderete conto che dopo 3, 4 emozioni difficilmente riusciamo a riportarne alla memoria delle altre. Perché fondamentalmente noi possediamo mediamente un vocabolario emotivo insufficiente. Allora è chiaro che diventa difficile entrare in sintonia con le emozioni degli altri e diventa invece, per contro, sempre più facile attribuire agli altri dei vissuti che noi riconosciamo, ma perché a noi sono più familiari e che spesso invece sono alla base di grandi incomprensioni e di grandi equivoci che finiscono per lasciar degenerare i rapporti.